Crediamo che questo territorio debba meglio sfruttare le opportunità che ha e il nostro è un inizio, è un segnale, un investimento perché questo territorio si professionalizzi sempre di più per poter attrarre investimenti per il mondo del cinema. I was so happy and so thrilled that this fund has started because I believe that we should be making many more films in Venice than we are. You know, the city is so it's such an extraordinary place to work. Italian crew here have been absolutely amazing, really, really brilliant. And it's ready now, I think, to be used as a place to make films. I mean, it would be wonderful to have a little studio nearby, you know, where so we could start a sort of Cinecittà, but a Venetian one. Diamo l'inizio a un progetto che è un tentativo di vedere come entrare in un ambito, in un settore, che è quello della produzione cinematografica, che ha delle ricadute sul territorio e sul sistema imprenditoriale del veneziano molto, molto importante. Mi sembra che andrebbe incentivata questa cosa. La Puglia, per esempio, che è la mia regione, è una testimonianza, una prova di questo. In Puglia adesso hanno aperto dei distaccamenti, per esempio, di Stiffi, che è un noleggiatore di mezzi cinematografici, che addirittura ha deciso di aprire in Puglia un piccolo distaccamento. E per cui cioè, si è creata una vera rete di maestranze, di lavoratori dello spettacolo, ma anche chiaramente di albergatori. Quindi, voglio dire, quando un set si muove e arriva in un'altra regione, ci sono tipo 60-70 persone che devono dormire in albergo. E 60-70 persone in un albergo per 2 mesi, diciamo, sono tanti soldini. E poi va nei ristoranti, e poi c'è il noleggio dei mezzi, e poi c'è il noleggio delle macchine, e poi prendono i treni, e poi prendono gli aerei. Insomma, la nostra economia è fatta di questo. Per cui io credo che questo tipo di iniziative siano sicuramente indispensabili e intelligenti, perché generiamo economia ma tutelando e proteggendo il nostro patrimonio artistico culturale. È fondamentale, la nostra identità è quella. Noi italiani siamo il centro culturale del mondo. I think our Venetian budget is about 1.3 million euros and all of that is Italian spend, which is mainly local crew, local suppliers, some things, some equipment has been brought up from Rome, but most what we can find in Venice, we found in Venice, and that is, and the entire crew is Venetian or lives in Venice. Yeah. Le imprese che vi lavorano sono molte, sono spesso imprese che non sono così conosciute a noi veneziani, ma che hanno un grandissimo valore anche nell'ambito del cinema. Vivendo in un territorio come quello di Venezia, questa è un'iniziativa che necessariamente, alla quale bisognava pensare. E noi abbiamo messo un primo seme, ci rendiamo conto che è qualcosa che può crescere molto. I think Venice is now ready for that. You know, that the fact that there are less inhabitants now means that the city it needs some input, and film is such a wonderful thing to put into a city. Like Paris has so many films made in it, London, New York. These cities have many, many films all the time. Venice should be the same. Venezia Opportunità ha come mission quello dello sviluppo del marketing territoriale. Il cinema è uno strumento di grandissima divulgazione e proprio di una vetrina importante per il nostro territorio tutto, per l'Italia tutta. When you have the financial support, it's in addition, it's important to have the skills knowledge, which is the skills base, which is available on the local, so that you don't end up bringing everyone, apart from maybe the head of departments, which is the cameraman, costume designer, the director, the producers, and then you use a local producer and cooperate with, and try to bring in as much local work as possible. And when you have financial support, that helps usually tip the decision in the favor of using local crew and usually going to those locations. Io che sono
che sto per fare un film da produttore, se avrò la possibilità di venire nel Veneto, è perché, diciamo, mi danno ipotesi per 3 giorni di lavoro 10.000 euro. Io per stare 3 giorni qui ne spenderò sicuramente 100. Un piccolo riconoscimento che è a firma nostra e sua, che intendiamo porre come primo mattone all'interno di quello che speriamo sia la nostra lunga storia, parlo di come Camera di Commercio, nell'ambito delle produzioni cinematografiche. To work here is like a dream coming true, you know, but I don't want it to be the last time. And this fund means that hopefully it won't be the last time and we can come back again with something else. But it makes me feel inspired to write another story that has its roots here. Alle 2 di abbiamo finito di girare, alle 2 di notte, così alle 3 del mattino, mi sono ritrovato da solo in Piazza San Marco, eppure avendo la vista così tante volte, perché sono stato a Venezia tantissime volte, però mi sono seduto un attimo, 5 minuti, e ho pianto. Non sono uno che piange mai, però ecco, di fronte a tanta bellezza, io piango perché veramente è un po' il film che stiamo facendo, Ruskin, insomma parla proprio di questo, dell'enormità che c'è nell'arte, che in fondo cerca di avvicinarci a qualcosa di più grande di noi. It's one of my favorite places in the world, because for me it's not a city, it's an organic, it's like being in a city forest, in a natural place, even though it's not natural, it's about as unnatural as it gets. But for me it's like being in nature, in human nature at its finest, you know, especially in surrounded by the Gothic, and you know, the genius of all these craftspeople. So somehow the human nature, you know, has grown up like trees and roots and become this place. When you're in, you don't feel like you're in some industrialized it's for me it just makes me very very happy.